sono Francesco Carchidi, sono il vicepresidente di Labo Art, è un regista teatrale, o almeno un aspirante regista. Qui a Parghelia il 2 e il 3 aprile presentiamo uno studio teatrale, esito di un laboratorio Tutti giù dal palco, che abbiamo fatto qui a Parghelia grazie all'aiuto del Comune di Parghelia, del Servizio Civile Universale e dell'Istituto di Istruzione Superiore di Tropea. E lo spettacolo si terrà il 2 e il 3 aprile alle 17 alle 20:30 in doppia replica e si chiama Minotauri, i mostri in mostra. Questo spettacolo prova ad indagare quello che è il mito del labirinto, ma con dei connotati appunto di attualità. Il mito del labirinto diventa un pretesto per parlare di una condizione attuale, o meglio la prigionia volontaria a cui è costretto il Minotauro. Quindi il Minotauro non diventa più la figura mostruosa, ma diventa mostruoso solo nel momento in cui gli altri lo considerano tale. In questo gioco di condizioni dell'esistere, anche gli altri personaggi cambiano i loro connotati. Teseo non è più l'eroe, ma diventa il frutto dell'ambizione individualistica a cui ci spinge il mondo attuale. E Arianna invece diventa il simbolo dell'amore incondizionato. L'esperienza che abbiamo fatto è stata un'esperienza fantastica perché ha coinvolto tre gruppi diversi di allievi, alcuni più piccoli appartenenti alle prime classi delle scuole superiori, altri più grandi e altri invece appartenenti al gruppo di teatro di Labo Art della nostra associazione. Li abbiamo messi insieme e abbiamo creato questo spettacolo itinerante che sfrutterà tutte le stanze dell'ex scuola media di Parghelia, trasportando anche lo spettatore in una condizione di disorientamento.